trasmissione così ben riuscita e così diversa dalle altre, beh, ci doveva essere per forza un operatore della ripresa, un cameraman che sapesse, come dire, trasfondere in emozioni, trasfondere in immagini quelle che sono le emozioni profonde che si vivono in una partita di calcio. Io ho conosciuto Angelo Nacchio attraverso Facebook, attraverso le sue foto, e ho visto veramente delle capacità enormi che peraltro sono apprezzate da tantissimi soggetti anche istituzionali. Allora ho detto: voglio che sia tu, Angelo, juventinissimo, a darci la gioia di queste immagini. Quali sono state le sensazioni di questa sera, con poi la sorpresa delle sorprese, la pacifica invasione di campo e noi sdraiati lì sul magnifico terreno dello Juventus Stadium? Voglio ringraziarvi per questa opportunità bellissima, non me sarei mai aspettato. Poi la parte più bella è di sicuro è stata l'invasione di campo. Non ricapitano sempre queste cose, questa volta che c'ero proprio io, ho avuto anche fortuna, per non dire altro. È bello, è stata una bellissima giornata, poi ci conosceremo meglio e niente. Beh, possiamo dire che per Polifemo, per tutte le iniziative esterne che ci saranno, perché lui vive nella provincia di Modena, però per le iniziative di Modena, per le iniziative relative alla valorizzazione dell'immagine di Taranto, per Polifemo in Parlamento, per Polifemo a Napoli, Angelo sarà il nostro operatore di ripresa ufficiale. È un qualcosa che si deve alla professionalità della persona e soprattutto alla persona, all'essere umano, per le sue doti umane. E vi posso assicurare che oggi trovare persone per bene non è semplice. Ma innanzitutto per me è un piacere, perché fare un lavoro che ti piace adesso non è facile trovarlo. Poi girare, visitare i paesi, zone del mondo, avere un contributo, diciamo, fare la cosa che ti piace adesso è il massimo. Già trovare lavoro non è facile, poi fare quello che ti piace. Senza presunzione, lanceremo Polifemo in the world.